Sono pochi i cittadini di Ardea che dimenticheranno la notte a cavallo tra il 31 ottobre ed il 1 novembre, quando un'ondata di maltempo ha messo in ginocchio il paese rutulo. In particolare, le piogge torrenziali hanno distrutto gli argini del fosso della Moletta, riversando fango e acqua all'interno delle abitazioni limitrofe. L'aiuto tra i cittadini e l'intervento della Protezione Civile ha permesso il salvataggio di decine di famiglie, che ora però devono fare i conti con i danni che ha procurato la furia della natura. Questa è la situazione di Via del Fosso. Hey, lâchez l'affaire, ne vous attaquez pas au Seigneur. On crèverait tous en or, alors ne touche pas à ma demeure, please. Cosa è successo in quei momenti? Io non lavoro qua, sta fuori Roma, a Matrice. Mi hanno chiamato alle 7 da notte, dicono che sta allaga tutti. Io ho detto a mio fratello, apri un po' il tombino, vediamo un po'. Dice no, troppo. Dopo un po' io li chiamo, non risponderà nessuno. E mi sembra paura. Ho chiamato dopo un po', mi hanno risposto, dice guarda, io ho salvato il bambino, io ho portato giù da amica nostra. E loro hanno salito qua con gli indiani, perché hanno salito qua con gli indiani e gli indiani che affittano qui hanno dato la mano a loro, pensano che risolvono qualcosa, invece non hanno risolto niente. È entrata, non è entrata di questa qua, perché è tappata dal ponte lassù, il ponte sotto la strada. Mi è tappata, l'acqua ha fatto il giro e è tornata da qua, il contrario è venuto. Certo. Dormite ancora qua dentro? No, non c'è nessuno. Due sera prima io dormivo dentro la macchina, mio fratello dentro il camion. E loro, col bambino, stanno qua e hanno andato da amica nostra. E allora, terza sera, perché il giorno prima sono andata dall'ambasciata tunisina, e loro hanno chiamato il sindaco è andato all'albergo. Stiamo nell'albergo, però l'albergo oggi è l'ultimo giorno. Domani dobbiamo uscire. E siamo qua. Domani dovete uscire, però dove andate? Mi dice il sindaco, ho chiamato pure la consolata nostra, che sicuramente vengono a vedere, perché non ha detto, mo vediamo un po', se troviamo 2 minuti di tempo, facciamo un salto, vediamo il danno. Io ho il ferri stressi del lavoro, già rovinato. Dentro casa non è rimasto niente, sono i muri, la cucina è distrutta, camera da letto, non è rimasto niente. Salvato soltanto un televisore che sta in alto, basta. Il resto tutti rovinati. E mio fratello adesso è andato con la... Lui già non va a scuola perché sta alimentari. E quella più grande che sta a terza media è andato a mio fratello a parlare con loro perché non c'è niente della roba. Il libro, tutti quanti, portate via l'acqua, non abbiamo più niente, capito? What you wanna do when it's time, hip hop? What you wanna be in your prime, hip hop? What you wanna say about the life, hip hop? Hip hop. À l'ancienne, je bougeais ma tête sur du Wu-Tang, Bob Deep, Outcast, Big Greg et Shuriken, simple sud. Ouais, j'en passais des meilleurs. Io ho fatto uscire mia moglie proprio senza anche ciabatte, poi la moglie da mio fratello perché è rimasto fuori in strada, non può entrare, l'ho fatto uscire da finestra con 3 indiani che abitano qua sopra, poi è stata là e mi è prestato lui un pantalone perché l'acqua arrivava fino a... alla vita? Sì. Proprio bagnato tutti, mi ha dato lui il mediato 2 pantaloni perché loro non c'erano donne, tutti maschi. Se è per me, se è per la moglie mia, per la moglie di mio fratello. Là, voi vi trovate senza sì, casa, sì senza c'è un amico italiano che sta ogni tanto aiuta, c'è mio fratello che sta aiuta, se no vado a chiedere la musica. Tutti qua. Anche nelle zone adiacenti a Via dei Tassi la situazione rimane critica. L'assenza di corrente elettrica crea difficoltà nella pulizia delle case invase dal fango ed anche qui i danni sono notevoli. Noi eravamo dentro casa, stavamo vedendo la televisione, all'improvviso vediamo l'acqua sotto i piedi, apriamo la porta, non abbiamo fatto in tempo a far niente. Perché sono andato... Siete stati completamente sommersi dall'acqua. Completamente sommersi dall'acqua, poi si è pianificata il giardino dietro e il giardino davanti, non abbiamo dovuto fare nulla, non è che potevamo pulire per mandarla chissà dove.
Abbiamo camminato nell'acqua a cercare una candela, un qualcosa per poter... Io a mezzanotte dovevo prendere la pillola per il cuore e sono dovuta camminare nell'acqua, perché l'acqua era tanta, erano 20 centimetri, non è che fosse poca. Al mattino, questi erano i miei cazzetti. Uno, due... Vado? Sì, sì, sì. Questo è l'interno di un cazzo, questo è l'esterno, questo sì, è ancora l'esterno, questo è il bagno, era così il giorno dopo, questo è la mia casa il giorno dopo, questo era il mio parquet, ecco qui che cosa ho trovato la mattina, questa era l'acqua dentro casa, guardi dove arrivava, uno scenario incredibile. Quindi tanta paura c'è stata. Sì, comunque c'è stata paura. Poi magari da parte mia ce n'è stata di più, perché ripeto, io sono in stato di gravidanza di 4 mesi, quindi qua nessuno è venuto poi il giorno dopo a dirci nulla. La notte sono passati a tranquillizzarci, a chiederci se volevamo uscire, però mio figlio dormiva e io non potevo uscire con i piedi a mollo all'acqua con un bambino piccolo. Sono tanti i cittadini infuriati che puntano il dito sulla poca manutenzione del canale, un'operazione che spiegano, se fosse stata eseguita in maniera corretta, forse, molto probabilmente, non avrebbe portato a questo disastro. Il ponte è tappato fino qua, capito? Fino qui. E l'acqua è alzata, è normale che torna indietro, capito? È sfogato indietro. Questa canale qui che loro dicono che è pulito. È normale l'acqua che porta via la radice, porta via i secchi, porta via... Tutti che c'è davanti l'acqua porta via. Se trova, se frena la sozzeria, capito? È normale che sotto il ponte si tappa e torna indietro l'acqua. Non hanno pulito, è successo questo fatto qua. Guarda un po'. Vedi quel bambù che è appoggiato per terra, perché è appoggiata l'acqua. E prima sta sopra, sta in piedi. Quello è appoggiato giù l'acqua. È inutile. Io ho visto su internet, dicono che il canale è pulito. Dove sta? Guarda un po'. L'altro anno è piovuto troppo, non è successo questo danno. Quest'anno, all'inizio, già piovuto poco, è successo questo danno qua. Io ho la certezza matematica che se fosse stato pulito, il fiume non sarebbe, non, cioè il fosso stesso non sarebbe sondato. So deep in sweet, them streets with love, hip hop. Now I'm in the sea.